Eccolo qua. Vabbè, prendiamo prodotto. No dai, davanti a casa. Ma non mi sa, capisce, troppo difficile. Lui c'ha i suoi appuntamenti, c'ha i suoi rituali, quindi si deve alzare la mattina, far colazione, andare in palestra. È come se fossimo una piccola famiglia, no? Quindi ci mettiamo tutti a tavola insieme a mangiare, quindi io cucino, tu parecchi, sparecchi, chi lava i piatti, cioè si cerca di darsi tutti una mano, no? È tutto bello, capito? Viaggiare, fare, dire, disfare, stare di fianco a lui. Sì, siamo amici, ma allo stesso tempo sto lavorando, capito? Da quando si alza alla mattina a quando la sera andava a letto, comunque c'era sempre qualcosa da fare, bene o male. Magari mi alzavo la mattina, preparavo la colazione per lui, con le sue robe, tutte quelle cose che usa lui per la dieta, come tra l'altro uso anche io. Io a una certa mi sono ritrovato a pensare, cazzo, cioè, ma io potrò vivere solamente di serate, uscire, fumare, alcol, sciroppo, canne. Cazzo, forse dovrei iniziare a fare una dieta un po' più precisa per avere, cioè, le giuste proteine, i giusti carboidrati, le giuste vitamine, cioè, proprio per sentirmi anche un po' meglio, no? Cioè, io sono sfera e basta, poi per me stesso non faccio niente. Cioè, sono così attento a tutto, a Luca, ai cazzi e ai mazzi, e poi non faccio niente proprio per me stesso, cioè che sono io. Cioè, questo corpo io ce l'avrò per sempre, molto più di questi vestiti. Cosa vuoi dire? Cazzo, quanto mi duole lasciarla. Io devo prendere una via migliore, più salutare. E quindi poi col senno del poi adesso io mi trovo molto meglio, cioè mi sento proprio più, cioè mi vedo più bello, mi sento più energico, sto meglio. Ho pensato, cazzo, sta roba dello stile di vita sano comunque, visto che riesco a trasmetterlo agli altri, cioè potrebbe anche tornarmi utile proprio a livello di business. Perché non apriamo un cazzo di ristorante healthy? Era un'idea che frullavo nella testa, poi mi sono trovato con Andrea Petagna a parlare appunto di aprire una pokeria, qualcosa che vendesse del cibo, meno spazzatura. Buono ma sano, no?
tutto questo ti porta ad avere dei picchi anche di ego, di felicità, perché comunque ti ritrovi a fare cose che non avresti mai pensato di fare, andare a incontrare persone che non avresti mai pensato di incontrare, lavorarci insieme. No, diventa un po' surreale la cosa, dici cazzo, mi sta succedendo proprio a me veramente, e quindi sei felicissimo. Dall'altra però, giustamente, più cresce la responsabilità, più cresce anche l'ansia, più cresce... Cioè, quando c'è un problema non è più un piccolo problema, è un problema mondiale, cioè enorme.